spesso verso la Luna, sarà un piccolo avamposto tecnologico in orbita grazie a una collaborazione mondiale. Il programma varato dalla NASA porta il nome di Artemis, come l'Artemide dea della caccia nel mondo antico. La Luna è lontana, il viaggio è pieno di pericoli, dalle radiazioni ai detriti che affollano lo spazio. Insomma, le sfide per questa stazione spaziale in miniatura, battezzata Lunar Gateway, sono tante. A fronteggiarle ci pensa anche l'Italia grazie a Thales Alenia Space, gigante internazionale dell'industria aerospaziale con sede a Torino. Saranno loro a realizzare iHeb, il modulo che farà da casa agli astronauti del futuro, ed Esprit, modulo per comunicare con la Terra e agganciare i rifornimenti. Ne abbiamo parlato con Eleonora Zeminiani, responsabile del controllo termico della sonda Orion e program manager dei sistemi di atterraggio lunare. Thales Alenia Space tra in contratto in due elementi importantissimi per il completamento e l'allargamento del Lunar Gateway, che è questa stazione che sarà in orbita attorno alla Luna a partire dal 2024. La stazione è fortemente voluta dalla NASA, ma NASA stessa ha chiamato a raccolta una cooperazione praticamente mondiale. C'è l'Agenzia Spaziale Europea, ci sarà l'Agenzia Spaziale Giapponese, quella canadese, un sacco di partner internazionali. ESA, il contributo di ESA, dell'Agenzia Spaziale Europea, è costituito da un modulo abitabile e un modulo di supporto funzionale. Il modulo abitabile si chiama iHeb ed è un modulo pressurizzato, non troppo dissimile come concetto da quelli che costituiscono la Stazione Spaziale Internazionale, all'apparenza. Poi se andiamo sotto la superficie troviamo invece un sacco di peculiarità per l'ambiente in cui dovrà operare. E invece Esprit è un modulo di, chiamiamolo modulo di servizio, ha lo scopo di aggiungere funzionalità al gateway e quindi di occuparsi delle comunicazioni, del rifornimento e allargare un pochino gli spazi abitabili grazie a una chiamiamola piattaforma di osservazione. In fin dei conti è una specie di piccolo tunnel abitabile pressurizzato con una grande superficie finestrata che permette una visuale a 360 gradi sullo spazio circostante, quindi sulla Luna e anche sul gateway stesso, che ha bisogno di questa visibilità per operazioni robotiche quando sono eseguite con l'assistenza dell'equipaggio. Nominava delle peculiarità legate all'ambiente che rendono iHeb diverso dalla stazione spaziale, ci può dire qualcosa di più? Sì, certo, sicuramente. L'ambiente al di fuori dall'orbita bassa terrestre, al di fuori delle fasce di Van Allen, è molto caratteristico. È sicuramente più pericoloso, più sfidante dal punto di vista delle radiazioni. Ha un ambiente di micrometeoriti che è diverso da quello della Terra perché sostanzialmente non c'è tutta la parte di debris, di spazzatura causata dall'uomo, ma sono presenti tutta un range di micrometeoriti naturali e ci sono poi condizioni termiche, escursioni termiche che mettono a dura prova la struttura. Inoltre, una cosa che a primo acchito non salta all'occhio, ma che per noi è molto importante, è la distanza dal nostro pianeta. Tutto quello che è in orbita attorno alla Luna non può fare affidamento su una logistica così frequente e così, lascio usare il termine, facile come quella che attiviamo verso la Stazione Spaziale Internazionale, e quindi il modulo stesso deve essere pensato per essere il più possibile autonomo, indipendente, in grado di gestire la propria il controllo delle proprie funzioni vitali e alcune piccole operazioni di manutenzione, e per essere servito da una logistica, da dei rifornimenti più rapidi e più
difficili da mettere in atto rispetto a quello che facciamo con l'ISS. IHAB è una casa spaziale di 3 metri di diametro per 7, in cui dovranno convivere 4 astronauti. Per lunghi periodi sarà invece disabitata, per altri a bordo ci saranno solo 2 membri dell'equipaggio, perché gli altri saranno occupati in operazioni sulla superficie della Luna. Nella progettazione, al primo posto ci sono il benessere e la sicurezza per gli astronauti, il comfort e l'ergonomia sono centrali. Il viaggio è lungo, l'ambiente è ostile, gli spazi sono ristretti, l'equipaggio deve essere al meglio. La costruzione del Gateway inizierà nel 2024, dalla metà degli anni 20 alla loro fine si costruirà l'intera stazione. Il prossimo uomo e la prima donna che scenderanno sulla superficie lunare saranno parte di un progetto proiettato nel futuro. La Luna, infatti, è una tappa per andare su Marte. Lavorare attorno alla Luna è una specie di palestra per imparare a capire tutta la catena degli eventi che ci portano nello spazio profondo. La pianificazione, la logistica che ho già menzionato mille volte e, ultimo ma non meno importante, il fattore umano. Gli astronauti sono stati studiati per tantissimo tempo nelle condizioni dell'ISS, abbiamo una buona base di dati, ma non sappiamo cosa succede sul lungo periodo nello spazio profondo, dove l'ambiente, soprattutto le radiazioni, è molto diverso. E se nei nostri sistemi manca l'uomo, se qualcosa succede e c'è un malessere psicologico o fisico, perdiamo un elemento della catena che è fondamentale. Thales Alenia Space, già impegnata sulla Stazione Spaziale Internazionale e nella costruzione della Stazione Spaziale Commerciale Axiom, è stata supportata per il programma lunare dall'Agenzia Spaziale Italiana e da quella francese.